In diretta dal Partenio Lombardi, buongiorno a tutti e buongiorno a mister Michele Pazienza. Buongiorno. Mister, domani l'ultima della regular season, l'Avellino si gioca il secondo posto ed è padrone del proprio destino. Dall'altra parte arriva un Crotone che ha la possibilità di giocarsi il settimo, a loro cambierebbe il mondo praticamente classificandosi al settimo posto. Insomma, una partita da sempre affascinante. Domani è l'ultima della regular season, come appena detto, è una partita importantissima per noi, per centrare quello che è stato poi l'obiettivo che abbiamo cambiato in corso d'opera, una partita che potrebbe darci quella spinta in più nel campionato dei playoff, ed è una partita da affrontare andando a correggere quelle che sono state le situazioni che ci hanno portato a non fare risultato nella gara precedente, cosa che abbiamo fatto durante l'arco della settimana, dicendoci le cose così come le pensiamo, come le abbiamo viste, come le abbiamo vissute, e preparandoci al meglio per quella che sarà domani una finale. Buongiorno mister. Buongiorno. Da un punto di vista mentale, questa cosa già l'ho chiesta ai ragazzi in un incontro che abbiamo avuto in settimana, lo chiedo anche a lei, sarà possibile evitare, cioè concentrarsi sulla partita, perché l'ultima di campionato si sa, si incrociano i risultati dagli altri campi eccetera, allora pensare solo a noi e non a quello che fanno gli altri, e anche sul discorso delle diffide che magari va sgombrata questa cosa, la testa deve essere sgombra, ci riusciamo a fare questa cosa? Grazie. Beh, noi da questo punto di vista abbiamo un vantaggio, abbiamo vissuto quasi tutto il campionato a rincorrere quella che oggi festeggia la vittoria del campionato, e quindi da questo punto di vista dovremmo aver imparato qualcosa. Nel guardare gli altri andiamo a togliere energie su quello che dobbiamo fare noi, e questa è una lezione che io credo, io in primis e poi di conseguenza anche i miei giocatori, abbiamo imparato sulla nostra pelle, e quindi noi porteremo l'attenzione, il nostro focus sulla gara di domani e su quello che dobbiamo fare noi. Diversamente saremmo veramente masochisti, saremmo veramente ingenui, la parola giusta è ingenui, perché abbiamo già pagato Dazio per questo modo di fare. Mister, buongiorno, volevo chiederle buongiorno. Un paio di cose. Allora, la prima, la condizione psicologica della squadra, se questa partita è particolarmente sentita, come è giusto che sia, però c'è serenità, c'è concentrazione, c'è consapevolezza dei propri mezzi che comunque queste tre vittorie consecutive hanno dato in più, o c'è per fare in modo che vinca questa e non la eccessiva tensione. Poi la condizione generale dei calciatori, cioè come stanno, se ci sono stati problemi per qualcuno in settimana. E l'ultima, ci provo come al solito, ma giustamente non mi risponderà. Poi dobbiamo facciamo gli appunti, sì. Se sta facendo una valutazione in attacco, se dare una possibilità a Sgarbi dall'inizio. Allora, dal punto di vista mentale, faccio un passo indietro e parlo un po' in generale di quanto fatto da questa squadra, da questi ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso importante. Abbiamo fatto tanto, ma non abbastanza. E ci manca ancora qualcosa da fare, ci manca tanto e bisogna lavorare. Dobbiamo ripartire nella gara di domani andando a cogliere e a ricordare tutto ciò che ci ha fatto e ci ha portato ad ottenere tanto, e quindi in primis l'atteggiamento, lo spirito, quello di arrivare, e la voglia di arrivare sempre prima degli avversari, spirito di sacrificio nel correggere l'errore di un compagno, la voglia di arrivare sotto porta e buttare giù la porta e guardare la rete muoversi, perché si sa che se si muove la rete della porta avversaria si raggiunge una gioia immensa, si raggiunge la possibilità di vincere una gara. Tutte quelle situazioni che, come ho detto prima, ci hanno portato ad ottenere tanto, con la consapevolezza che manca tanto altro da fare ancora, ma questo tanto altro da fare ancora non ci deve mettere pressione, non ci deve mettere ansia, ma ci deve dare uno stimolo in più, soprattutto nella gara di domani, per centrare quello che è il nostro obiettivo. Noi abbiamo bisogno, abbiamo voglia, abbiamo il desiderio di arrivare ai secondi. Per arrivare ai secondi dobbiamo provare a vincere in tutti i modi la gara di domani. La condizione generale è piuttosto buona, e si sono allenati tutti bene, abbastanza bene, qualcuno sta crescendo come Varela, ma è ancora un po' lontano da quella che è
la condizione per essere a disposizione, per essere disponibile, per dare una mano alla squadra, ai propri compagni. C'è stato un leggero affaticamento di Rocca, ma credo e spero e mi auguro che non sia nulla di grave e valuteremo anche nell'allenamento che faremo nel pomeriggio. Per quanto riguarda le soluzioni e le possibilità in avanti, ho ancora dei dubbi e deciderò mi terrò ancora l'allenamento di oggi pomeriggio per fare la scelta finale. Mister, buongiorno. Nelle ultime tre partite non abbiamo visto in campo Russo. Russo come sta e potrebbe avere una chance anche domani? Russo sta bene, sta lavorando bene. È un ragazzo che nelle ultime tre gare è stato penalizzato dalle mie scelte, ma ha mantenuto la qualità dei suoi allenamenti e della sua crescita in maniera costante e con molta attenzione. E sicuramente anche domani potrebbe avere una chance. Mister, buongiorno, le chiedo buongiorno. Di Ricciardi nel percorso di crescita dopo l'infortunio che ha avuto prima del match con la Turris, come sta il ragazzo? Ricciardi sta bene, ma l'avevo detto anche la settimana scorsa, perché anche la settimana scorsa poteva giocare dall'inizio, è subentrato, mi aspetto sempre qualcosa in più da lui, però è quel tipo di giocatore che per caratteristiche più gioca e meglio sta e più cresce e quindi insomma sicuramente avrà bisogno di trovare continuità e domani potrebbe avere una possibilità anche dall'inizio. Buongiorno mister, a scaldare la vigilia dell'ultima di campionato è stato anche Gaetano Teri che ha detto vincere per noi a Catania significa fare un bel passo verso il secondo posto, facendo capire di fatto che la partita dell'Avellino di domani non sarà così semplice. Volevo sapere se aveva letto queste dichiarazioni, come le interpretava. Sì, le ho lette, è una dichiarazione che va su dei dati di fatto, è chiaro come io poc'anzi ho detto che noi per raggiungere il secondo posto abbiamo bisogno della vittoria di domani e noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro percorso, su quello che è il nostro obiettivo, su quella che è la nostra partita, che domani è l'ultima partita della regular season, la dobbiamo fare cercando di ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati in corso d'opera. Va bene? Semplice, il Crotone, così magari spieghiamo anche che avversario dobbiamo aspettarci, grazie. Il Crotone, anche se nel mercato di gennaio ha cambiato qualcosa, ha preso qualche altro giocatore, ne ha dato via qualcuno come Petriccione, ha preso Zanellato, credo che poi anche con il ritorno di mister Zaoli l'idea sia tornata quella della gara di andata e quindi un Crotone che si schiera con un 4-4-2 un po' dinamico, perché poi cambia la fase di possesso rispetto alla fase di non possesso, però insomma una squadra che ha quella idea di gioco con cui si è presentata nella gara di andata. Conosciamo le caratteristiche, conosciamo l'idea del proprio allenatore, l'abbiamo studiata all'andata, l'abbiamo ristudiata anche in queste partite, in queste ultime partite dal suo rientro e più o meno in linea di massima non si è scostato più di tanto da quello che era nella gara di andata. Grazie mister. Andiamo all'ultima. Mister, sempre a proposito di scelte, volevo chiederle sulla partita di D'Ausilio a Taranto, insomma io ho notato pareti discordanti, a me personalmente non è dispiaciuto, visto che Rocca ora è in questa situazione che deve valutare, visto che sta facendo anche un pensiero su Sgarbi, resta sempre una possibilità aperta per Sgarbi anche in quel ruolo, le è piaciuto D'Ausilio? Dipende da come vuole impostare la partita. Beh, le dico che i dubbi che ho, che mi porterò fino al termine dell'allenamento di oggi, sono sicuramente D'Ausilio, Rocca, sono Sgarbi lì davanti, Ricciardi con Sciano, per il resto in linea di massima sta crescendo molto anche Dall'Olio, che potrebbe avere una chance o dall'inizio o a partita in corso. Però poi per il resto le situazioni rimarranno più o meno le stesse. Va bene. Grazie.